dire la verità, quanto vi è mancata la moto in questo periodo di coronavirus, di lockdown? Beh, a noi tantissimo, ci è mancato andare a fare un giro sui passi di montagna o magari fare qualche turno in pista, ma anche la moto la domenica, vedendola magari in televisione, la MotoGP, la Superbike. Ed allora abbiamo deciso di sopperire a questa mancanza fisiologica mettendo alla prova l'ultimo capitolo di Milestone, MotoGP 2020. Quindi niente manubrio, però joypad per controllare e casco delle grandi occasioni. Tra l'altro autografato anche da Troy Bayliss e vediamo insieme insomma come si comporta questo MotoGP 2020 di casa Milestone. Prima di iniziare voglio fare una rapida panoramica, un piccolo preambolo. Chi ha 30 anni e più si ricorda bene la saga Superbike, Superbike 2000-2001. Ecco, non so voi, ma per me, nonostante siano passati quasi 20 anni, rimangono praticamente ancora oggi delle pietre di paragone, soprattutto per quello che era il modello di guida. Milestone in questi anni ha ricreato una sorta di clima positivo per quello che è il mondo delle due ruote, non solamente per la MotoGP, ma anche per le moto di produzione, mi viene in mente Ride o comunque anche motocross o Superbike ancora prima. Dunque voglio concentrarmi su quella che è l'emozione, ma soprattutto anche quella che è la fisica, le sensazioni che mi vengono offerte dal gioco. E quindi voglio iniziare immediatamente questa prova senza troppi fronzoli, ma guidando. Voglio mostrarvi insomma un pochino quella che è la vita dei box, quindi la possibilità di cambiare la mescola, le sospensioni con il precarico degli steli della forcella, la forcella stessa in estensione e in compressione, il monoammortizzatore, le regolazioni dello sterzo per una moto quindi più stabile o comunque più reattiva, la rapportatura del cambio, soprattutto l'impianto frenante, molto importante in questo videogioco. Così come l'EQ, il controllo della trazione, il freno motore, l'antiimpennata, la mappatura di potenza che possono essere tutti regolati anche durante la guida tramite il dashboard in basso sulla destra. Iniziamo, mi piace molto anche, anzi, l'ultimo elemento, ovvero il confronto con il proprio ingegnere di pista. Tu racconti quello che è il tuo problema o comunque quelle che sono le tue sensazioni e lui chiaramente lavora per te. Allora, mentre ci lanciamo per un giro veloce di qualificazione in questa Q1, vediamo un pochino, analizziamo un pochino la fisica, la dinamica di guida. Sicuramente un elemento fondamentale riguarda la gestione del freno. Ecco, adesso siamo appena arrivati alla San Donato, leggermente lunghi, però è la gestione del freno l'elemento fondamentale. Questo perché? Perché la sensibilità è estremamente importante in MotoGP 2020 ed è legata al fatto che chiaramente la potenza di frenata di una MotoGP è un qualcosa di estremamente particolare e conseguentemente ti ritrovi a dover gestire e modulare il freno come se fosse una moto reale, una Superbike, una MotoGP, quindi chiaramente una moto da competizione reale. Di conseguenza, strizzando la leva del freno sempre al 100% ci ritroveremo chiaramente nel più classico degli stoppi. E questo è stato riproposto molto bene, secondo me, all'interno di questo gioco, perché questo ti comporta inizialmente magari un disorientamento un pochino marcato, perché chiaramente nel momento in cui si entra nella fase di piega bisogna modulare e gestire la frenata, tentando quindi l'appoggio sulla gomma anteriore, evitando il sollevamento della ruota posteriore, ed è un elemento molto positivo per un videogioco che comunque cerca di simulare quanto più possibile le reazioni e il comportamento di una moto. Quello che mi piace è sicuramente la resistenza della moto allo scendere in piega, e quindi chiaramente
quelli che sono tutti i comportamenti dinamici che bisogna affrontare in un turno in pista, comunque in una gara, quindi in una competizione in pista. Avrei preferito però che si sentisse maggiormente sui paddle, quindi sulle levette, il peso della moto stessa. È un elemento che non viene mai simulato, mai rappresentato fino in fondo. La resistenza avviene sempre nei confronti del pilota, quindi delle forze in atto, ma mai della moto. La moto sembra sempre forse fin troppo leggera. E allo stesso tempo quello che mi piace è chiaramente la gestione dell'acceleratore, perché è lì che si trova magari anche il divertimento e la sfida stessa, cioè riuscire a accelerare nel minor tempo possibile, nel modo migliore possibile, nel modo più efficace possibile, senza essere costretti a come dire, a far partire la moto e ad andare in high side. Quindi è comunque il costante rapporto fra aprire presto e non ritrovarsi chiaramente in volo. Ed anche qui è gestito piuttosto bene nella risposta con il pad. L'unica cosa che non mi fa impazzire è la modalità con cui la moto chiaramente si intraversa, parte in slide, perché mi sembra sempre troppo uguale, troppo ripetuta. C'è questo pattinamento immediato della ruota posteriore, questa scomposizione della moto, però poi nulla più, bisogna veramente esagerare tanto. In questo c'è da dire, è anche molto interessante la modalità con cui viene gestita anche tutta la moto nel suo complesso, anche a livello elettronico. E qui entra il cosiddetto dashboard, che viene visto anche in basso a destra, e che è molto interessante perché si può gestire, come detto prima, anche durante le fasi di guida. Durante queste qualifiche 1 abbiamo utilizzato una gomma morbida al posteriore, il consumo è stato, come dire, omogeneo, però era completamente fuori dalla giusta temperatura, quindi per la gara con 52 gradi dell'asfalto in questo caso bisognerà cambiare e mettere, credo, verosimilmente la dura. Questo è un elemento interessante dal punto di vista della dinamica. Dunque, pronti a partire per questa gara del Mugello, proviamo a divertirci un pochino. Abbiamo lasciato le Q2 agli avversari in modo tale da poter partire in mezzo al gruppo e capire com'è giocarsela con gli avversari in mezzo al gruppone. Subito un incidente, Francesco Bagnaia a terra purtroppo alla prima staccata alla San Donato. Noi, dopo una partenza abbastanza felice, ci troviamo in ottava posizione. Davanti a noi Rins, Casanova Savelli giù, impicchiata praticamente. Un pezzo che dal vivo è un qualcosa di estremamente emozionante. Scaramucce con Rins prima della staccata, che ci permette di superare anche Valentino Rossi. Abbiamo davanti a noi Petrucci, che nel 2019 tra l'altro aveva conquistato il Gran Premio del Mugello. Staccata del correntaio leggermente lunghi, anzi un po' più che leggermente. Biondetti fatte piuttosto bene di slancio, passiamo Petrucci. Evidentemente come difficoltà potremmo mettere anche un pochino di più, ma chiaramente se vogliamo vedere com'è il comportamento nostro e dei nostri avversari. Mi piace molto una volta che si prende confidenza la gestione sia dell'acceleratore che del freno, perché poi diventa abbastanza naturale. Ancora una volta staccata della Bucine, Miller ce lo siamo messi dietro. Adesso ultimo giro in questa velocissima gara dimostrativa, che non potrei fare più lunga per non tediarvi troppo. Proviamo ad inserirci nel duello fra Dovizioso e Marc Marquez.
Ultimo giro, ce la giochiamo con Dovizioso. Il forlivese ha conquistato la vittoria qui nel 2017. Fu una gara veramente eccezionale. Arriviamo alla staccata della Bucine, ci proviamo, duello ruota a ruota, fianco a fianco, che è quello che poi ci piace, ci fa divertire. A migliorare ancora di più la longevità di questo videogioco interviene sicuramente un elemento che per i nostalgici è un qualcosa di eccellente, di eccezionale. Sto parlando chiaramente delle livree, delle moto storiche che si possono utilizzare, quindi dalla 502 tempi di Valentino Rossi a quella di Max Biaggi, dalla gloriosa Cagiva di Castiglioni per poi passare alla Honda di Mick Doohan, fino alle prime quattro tempi, quella del 2002 di Valentino Rossi, la RC211V. Sono degli extra che per noi amanti delle due ruote e delle competizioni, poterle utilizzare rappresentano veramente un quid in più davvero da sottolineare. Nel corso dei capitoli l'esperienza di un videogioco come MotoGP ha portato a entrare sempre più all'interno di questo mondo, e come nei capitoli precedenti esiste insomma l'esperienza in Moto3 e in Moto2, dunque è un'esperienza di carriera. Ecco, non sono mai stato un grande amante di quelle carriere che devono crescere in maniera obbligatoria dalla Moto3, poi per poi passare alla Moto2, magari poi passare a un team privato in MotoGP e in seguito poi magari arrivare al team ufficiale, quindi giocarsi il campionato del mondo. Questo perché chiaramente bisogna attendere molto tempo per poter vincere gare e un campionato del mondo MotoGP. Ho apprezzato molto invece la carriera qui presente in MotoGP 20, perché si può iniziare innanzitutto già dalla classe regina e poi crearsi un vero e proprio team con dei tecnici da ingaggiare, e soprattutto c'è la possibilità di sviluppare la propria moto attraverso quelli che sono i test invernali, quelli che abbiamo atteso tanto in questo inverno e che purtroppo non abbiamo visto fino in fondo al completo, per poi vederli nella prima gara stagionale a causa del coronavirus. Pro e contro dunque di questi primi minuti di approccio, di queste prime ore di approccio, in realtà beh, sicuramente dal punto di vista della dinamica mi è piaciuta la fisica, che è sfidante nei confronti del pilota stesso, perché è abbastanza complicato riuscire a gestire sia l'acceleratore che soprattutto la fase di frenata. Ecco, la fase di frenata è il grande momento evolutivo, perché bisogna chiaramente saper gestire bene, come se dovessimo frenare ma poi chiaramente comunque rilasciare per tenere la moto in appoggio. Quindi mi è piaciuto molto questo. Chiaramente è abbastanza complicato avendo a disposizione chiaramente una piccola levetta e quindi riuscire a gestire bene questa situazione. Mi piace però questo elemento, diventa ancora più sfidante. Da un punto di vista prettamente fisico manca quel peso che una moto deve avere secondo me, ed è una mancanza cronica oramai da anni. Mi piacerebbe avere più peso specifico sulle levette e quindi avere anche più difficoltà, che è una cosa che per esempio il force feedback nel mondo del sim racing auto offre già. Gli avversari sono migliorati nella loro intelligenza, fanno delle traiettorie compatibili, giuste, si affrontano, cambiano traiettoria, sbagliano, imparano dal nostro livello. Quello che non mi piace è che a dei livelli magari intermedi, medio, bassi, cosa succede? Che viene preimpostata magari una fase di staccata molto anticipata, perché chiaramente magari il livello è un pochino più basso di difficoltà, e poi l'avversario in quel momento tende ad allungare poi subito dopo la frenata in maniera artificiosa, come se frenasse fin troppo in anticipo e poi mollasse i freni. Non è una cosa che ho apprezzato tantissimo, perché per esempio in altre prove, in altre gare che ho effettuato, ad esempio al Red Bull Ring, mi sono trovato chiaramente a tamponare in maniera innocente, incolpevole, magari qualche avversario. Da un punto di vista grafico
mi ha convinto tanto più nella fase di gioco che nella fase di replay, se vogliamo. Una cosa che invece ho apprezzato molto anche è il suono, il campionamento dei suoni, ma anche tutta la parte della gestione della propria moto all'interno dei box. Se per qualcuno il dover sempre dover stare attenti a cambiare gomme oppure a cambiare anche a rifornire di benzina la propria moto è un elemento stressante, una mancanza, in realtà nel momento in cui si riesce a, come dire, a dover analizzare a 360 gradi quella che è la dinamica dei box, questo per me è un elemento a favore. In conclusione, MotoGP 2020 lo consigliamo assolutamente a tutti gli amanti della MotoGP di oggi, ma anche a quelli di ieri, ma anche a chi non è completamente appassionato di questo mondo, ma che vuole riuscire a vivere, magari anche parzialmente, quelle emozioni che solamente una motocicletta riesce ad offrire.